Andrea Zito si ritorna da Verona con una sconfitta pesante nel risultato, ma sappiamo che la Juve abbia lottato fino all'ultimo ed è stata condizionata anche dalla direzione di gara dell'arbitro Di Paolo. Sì, ci siamo impegnati per fare un qualcosa di importante, diciamo, a Verona, però diciamo, ci sono state occasioni che ci hanno pure... hanno compromesso la partita, dai, potevano cambiare tante cose. Poi diciamo, ci sono state occasioni nostre che abbiamo sfruttate meno. Considerando le due partite esterne di Modena contro il Sassuolo e appunto di Verona, quanto sta mancando un giocatore come Mbakogu, soprattutto nei secondi tempi? Beh, io credo che diciamo un giocatore importante Gerry, però credo che quelli che lo stanno sostituendo siano altrettanto importanti e stanno dando il loro contributo allo stesso modo. Quanto fa male sentire quei cori razzisti all'indirizzo della tifoseria stabiese, tu che anche tu sei meridionale come noi? Beh, sicuramente diciamo, un meridionale non li vorrebbe proprio sentire e vedere queste persone, però si rispondono da soli perché resteranno soli. Venerdì ci sarà un impegno fondamentale per ripartire, tra l'altro per te è la classica partita dell'ex. Sperando che arrivi proprio il gol dell'ex, pensandoci bene, sì, sperando che l'abbia conservata proprio per questa gara. No, questa è una partita difficilissima dove dobbiamo affrontarla come tutte le altre. Il Crotone dopo 4 sconfitte consecutive ha esonerato Menichini, c'è un altro allenatore in seconda, Drago, che siederà sulla panchina. Quale difficoltà può creare questo avvicendamento considerando che i giocatori adesso magari vorranno fare bene per farsi vedere dal nuovo allenatore? Beh, i giocatori sono sempre lì per mettersi in mostra, per cercare di guadagnarsi un posto da titolare, però come dicevo prima spero che sia una giornata di riposo per loro venerdì. Milano Mezzavilla e tanto il rammarico per il KO di Verona. Sì, è una brutta sconfitta perché l'abbiamo affrontata la partita a viso aperto, sicuramente meritavamo qualcosa in più e alla fine è arrivata questa sconfitta, però continuiamo a lavorare che c'è una partita importante adesso, sì, venerdì. Quanto rammarico c'è nelle tue due occasioni che non sei riuscito comunque a buttare la palla in rete? Sì, una non sono proprio arrivata, poi alla fine del secondo tempo pure un'altra. Poi con la palla là l'ho vista, c'era pure Thomas vicino alla palla e il portiere dopo l'ho rivista, era molto vicino, ho provato, non sono riuscito, non è andata bene questa volta. In occasione delle ultime due sconfitte la classifica però si è mossa poco verso il basso, un grande aiuto sta arrivando quindi anche dalle altre formazioni. Io penso che dobbiamo pensare solo a noi, ad affrontare con la mentalità giusta le nostre partite e poi le altre, cioè non dobbiamo guardare le altre, dobbiamo pensare a noi e basta. Nel girone di ritorno sarà importante fare bene in casa. Venerdì arriva il Crotone, sfortuna della Juve Stabia che forse mancheranno di nuovo la coppia centrale di difesa. Forse tu sarai richiamato lì a sostituire gli infortunati? No, noi dobbiamo essere pronti tutti, se c'è l'urgenza di coprire quel ruolo ci sono a disposizione, però il mister c'è pure a disposizione dei buoni difensori che sicuramente sono pronti a giocare e poi Crotone è una buona squadra che magari le ultime 4 partite non ha fatto risultato, però sicuramente troveremo una partita difficile.